Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazer. Nous sommes des gens infréquentables. Ça y est, nous y sommes. Bonjour à tous, Bonjour à tous, et dans la Mosconie et dialo, ta zindigale ne parleremo de memoria, posto qui bulteremo dans ta una bassada maiodia, storia zindigale di l'isola, era 19 anni va, qua presa di Wattilo, Pasquale Baoli e l'intervenzione famosa di UGIGN, era di Wadime di 2005. Et pour compter cette émission, nous l'emperemo notiada culturale et rurale, posto qui parleremo di l'andadura di Udawania Club et di uso settembrino, da sua creazione 30 anni fa, au concerto Maio di Manu Chao Ghistano, parleremo di sta brua d'amanto di Vadia Udawania, un luogo così ricco a livello culturale. Et pour parler di tutto qui, qui moi, Anna Mosconi, 57 anni, anziano marinaro, anziano capo di USTC di Marinari. Buonasera, ringraziamo di essere con noi. Ed è annunciato in dicembre scorso chi dà a compagnia Corsicalina e USTC. Parleremo di noi di politica e di ballo, studi di Austrabassione e noi. Allora, come si passa questa ritirata prima? Proprio è. È qualcosa che scopo di ben inteso. E mi ramento, dopo una settimana per tutto, mi ramento che una mattina mi sono uscito e mi si pareva qualcosa, mi si pareva strano. Non sapevo mica ciò che era in capo, avevo ora di fare una repressione, in fin di conto ero troppo e non conosceva mica sulla sciagore di Geradio di decidermi a mattina. Dai tempo, dai tempo. Dai tempo. Voi l'avete già fatto. L'avete già fatto, girato. Mi fermo quantunque che cannate. Non mi manca mica di mettere un rimuscio come prima, come prima. No, cioè, penso che l'uomo ha un tempo per fare ciò che l'ha da fare. Se lo faceva, non avremmo mica l'eternità davanti a noi. Penso che se l'uomo, prendente diciamo, di una partita di azovida, gli è impegnato di qualcosa e che la sua andatura è schietta, spudica e determinata, penso che basta, un giorno dopo a mento dato, come ho detto, a mento dato c'è un libro e fa altro, altro fare. Anna Mosconi, la tua idea a seguito è di sicuro, ma abbiamo un piccolo riassunto con Susa Ping, fatto da Lionel Lugiani e Vanessa Alfonsi. Scène de Liesse au bureau centralisateur de Porto Vecchio, Paul André Colombagne et ses soutiens peuvent savourer. Le député sortant retrouve son siège au Palais Bourbon. Laurent Marcangeli, acclamé par ses partisans. Le maire de San Giuliano réalise une élection solide dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. La continuité pour Michel Castellani. Le député sortant a été réélu hier avec près de 65% des voix. Trois priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Gilles Simeoni plaide à corps et à cri auprès du gouvernement pour une rallonge de 50 millions d'euros. Mot d'ordre, réclamer une hausse des salaires, protester contre la retraite à 64 ans et la nomination de Michel Barnier à la tête du gouvernement. Le ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation reprendra le dialogue avec les élus et les responsables socio-économiques, notamment de la collectivité de Corse. Près de 3 millions de passagers dans les ports et aéroports de Corse cet été, soit autant que l'année dernière à la même période.
Les quatre aéroports de Corse sont et demeureront gérés par une entité publique. Il n'y aura pas de mise en concurrence. L'exécutif, en partenariat avec la CCI, envisage pour l'avenir la mise en place d'un SMO, syndicat mixte ouvert. Un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans un centre de stockage de déchets à Sarre-la-Carcopine. Les sapeurs-pompiers et des engins ont été rapidement mobilisés sur place. Le trafic sur la RT20 est toujours perturbé. Il est 18h30 hier soir, lorsque la tension monte d'un cran. C'est une musique entraînante qui accueille la centaine d'élèves de l'école maternelle Jean Moulin ce matin. Polka, mazurka, c'est une rentrée originale, enthousiaste, mais ce ne sera pas toujours la fête. Pour ces 3 ans, ils vont perfectionner leur art et décrocher le diplôme d'enseignant de musique, valable dans tous les conservatoires. Il y avait un petit air de croisette hier soir à Porto Vecchio. Sur le tapis orange, des photographes, des comédiens qui prennent la pose et même quelques stars. Alors, Emoïch, l'injustice est sous les griches, et nous, pour où c'est une mobilisation le mardi scorse, et c'est pas au monde qui est rouge. Comment expliquez-vous? Spiego perché chi gli si sono mobilizzati per tanti anni e anni e anni e ora cominciano a essere sfiatati, ma su poco da gente qui, in che ruti, già c'è la principia per dire che l'hanno reso adesso in che ruti. C'era di voi o mica? Io perché no, non c'ero mica, hai aiuto d'orto, non è se, in che ruti. Ma cade anche a me, sapete? Io no, ma sicuro. No. Di caso non pensa bene, mica. No, ma voilà, dunque io la dico, hai aiuto d'orto, non mica essere, ma... La revendicazione è la stessa, portata dai lavoratori, di quelli che sono frusti di una vita sana, di aver lavorato, di aver frustato la carne e l'ossia al lavoro. Questa qui, la revendicazione di poter campare con una ritirata degna, questa qui sovranisce tutto. Anche il fatto che sono mica stato un carudio questo giorno qui, sovranisce tutto. Sobranisce anche quelli che non hanno in cervello che calcolate per calcolare il costo di la ritirata. Sapete, il costo di la ritirata è il costo di la vita. Allora, altro particolare, il primo ministro ha parlato di agosto, ma poche mica i geremo, ci dica in chieda se è a seguito del progetto d'autonomia. Ascoltatemi, io intanto che indipendentista sono inchieto da voi che sono indipendentista. Non avete mica venuto da presso me? Da presso me non sono anche a mezza strada. Bon, ma questo governo qui, come quelli che sono stati i primi, sono stati pochi primorosi di Aumanda, di Agorsica, di Popolo, di Assemblea di Corsica. Dunque, di ben inteso... Per principio non gli faccio manca appena confidenza, ma di noi penso che un amico ha la sua prima primura di radio, ha il suo primo pensiero e il suo primo cartolare. Ma la vostra lotta l'avete cominciata a 6 giorni, 18 anni prima la carta sindicale, all'epoca la CGT, poi dopo a questi sei quando è stato creato, siete stati candidati alle elezioni europee nella lista di UNPA e poi membro dell'esecutivo di Corsica Libera. Oggi a chi ne siete politicamente in due siete? Sono sempre gli stessi, ma penso che quell'età c'era la piazza ai giovani. Abbiamo fatto la lotta, abbiamo fatto seconda Umo Barre, seconda Umo Viado, seconda l'andatura in due ero impegnato. Penso che bene il tempo a Umo, di la piazza a Juventù, ma sono sempre gli stessi, in dei miei ieri e dice radio, in dei l'intà di vedere la fare avanzare e sbucare, non ta. Una bacia e soprattutto un'andatura comune. Io sono sempre per compiere un soggetto, indipendentista e socialista. Ci credi sempre all'indipendenza di Russia? Anche morto. Nemico un sogno, cioè, nemico un sogno. No, che lo fosse un sogno, che lo fosse importa che. Per me di un'andatura schietta e politica. E dunque, anche morto,
sono sicuro di un affare. Non sono mica zeluce o paraíso. Ma so che io ho di avere mai indipendentista. Avremmo da continuare a parlare di politica, ma da stro, ancora se la ci concerna appena, e ma parla di agana chi ha di uno sguardo di un mese. Allez, et pour parler de Guy, Jean-André Martagne, un autre envoyé spécial, mais qui est stade au Guy. D'abord, il est trop pougard dans le coin. Mais d'abord, il est immense, il l'a fait en français, il gérait en Kanaki ou en Calédonien. Et à Strada di Abage, si va s'aspettare. E dopo il mese di maggio scorso, la situazione è più che tesa in Caledonia Nuova. All'origine, un contrasto in giro a riforma del corpo elettorale locale, buttata ad aprile scorso da Senato. Una riforma è un modo che bollia, non allargare i riti alle elezioni locali a tutti o quasi. Infatti, dopo la revisione costituzionale del 2007, che sbocca dall'accordo di Numea del 98, solo le persone scritte non le liste non sa l'accordo poi hanno avuto. E dunque, questo progetto di legge costituzionale proponia d'abre liste elettorale a quelli che sono nati o che sono stati già in Caledonia Nuova, rappresenterebbe a poco presso 25.000 persone in più nella lista seconda o Stato. Allora, la risposta di Iganax è dunque fatta subito in Carudio, in maggio scorso, sono stati messi in ballo matrali strali, manifestazioni. La situazione si è dopo ingattivita con parabia, arrobecci in dei magazzini in notte, coprivogo iterato da Stato. E interpellazione a palettate, manco una settimana dopo il principio della mossa, ne eravamo già a più di 160 persone di ape, fra i quali parecchie mandate in continente europeo. I primi morti di noi sono cascati subito, 3 abitanti di Numea e 2 gendarmi, 3 giorni isolamento dopo il principio della mossa, tutto qui, malgrado la diama o galma di UFLNKS e anche di uso gruppo presentato come il più duro, a CCAT, a cellula di coordinazione di l'azione dei reni. E ci sono state queste parole, Marti, di un primo ministro, poi se di natura a Pagia. E dopo il principio della mossa c'è stato, sappiamo, la soluzione dell'Assemblea nazionale di giugno con le elezioni legislative nuove, tanto tutte le proposte di legge e riforme sono state piantate o messe tra virgolette, ed è stato il caso di questa riforma che tocca le liste elettorali di Caledonia Nuova. Dopo non si ne parla più o quasi, sino a Marti, è il discorso di politica generale di Michel Barnier che pare appena voler appoggiare la situazione. Ustiamo a sentire. Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le président de la République aux élus de Nouvelle-Calédonie, comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre. Allora, mica presentazione da un tuo congresso e dunque una proposta di legge che avrebbe forse essere abbandonata. A 5 mesi, in tutti i casi, a poco presso dunque l'intenzione di morti, 3 esattamente, 2 gendarmi e 11 civili, di veridi, di prigionieri, che certi sono sempre in carcere, fra i quali Christian Tain, presentato come essendo il presidente di UFLNKS, interpellato di giugno scorso, 5 mesi di convoglio in noi, ma ci voleria trovare una soluzione che pare forse abiginasse per provare di barassi di una situazione come quella conosciuta già dai Kanak negli anni 80, all'epoca già tra l'84 e l'88 aveva stato una guerra civile tra quelli contro e quelli a pro dell'indipendenza e tanto erano i famosi accordi di Numea che avevano fatto fini con questa crisi. Allora, queste parole di primo ministro Marti sono di natura a Pagia, secondo voi chi siete appassionati di questa questione? Penso che so a gli stessi Kanak risponde a qui, ma gli stessi mi chiamano Kanak bianco, dunque meglio da permettere di dire appena ciò che ne penso. Per appoggiare un principio, di sicuro queste parole qui sono di natura a appoggiare, ma non bastano mica. Un male più profondo, un male di colonizzazione, di fatto che un popolo storico, legittimo, non ti assodare una pimica in mezzo di va secondo il suo parere e di andare verso ciò che lo vuole. E ciò che lo vuole l'ha detto ogni poche volte, di l'indipendenza.
non ta sujetto qui, cioè sape che da più non più niente, e mica solo a Ganacchi. Anche quelli che si chiamano, o cognavano, cognamemo, i Galdosh, che piano standardura qui, perché che gli stessi sono ingannati dal governo, e gli stessi sono ingannati dalla Francia, e gli stessi volevano costruire un paese. Ma per tutto ognuno. Quando si sente che ha di un abitante 95 che non può mica udare l'elezione locale, gli dà un problema quello? Per stare in no, campagna no, quella? No, 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 non può non mica udare non certe elezioni. All'elezione locale. Voilà, bon. Ma argomenti per la riforma? Sì, ma aspettate, un abitante 95, Giulie e Scaladiccio e Diello, Peuso Bodo, che dà un'andatura politica e societale a un paese che si trova a 22.000 chilometri da qui e che, potasse, due mesi fa non conosciamo anche. Ma quando lo campa qui da Boiane anni, si può giustificare? La questione si pone di noi in Corsica. Si pone anche in Corsica, abbiamo risposto agli stessi per qui in Corsica. Ma la situazione è sofferente. Oui, situazione no, di volte so appare, non ti ho fatto che hai gente che campano qui. I nazionalisti hanno sempre detto che girano per una cittadinanza. E i nazionalisti ganacchi dicono gli stessi affari. Dicono gli stessi affari. So, quelli scaladici, impiego questa parola, che è parolaccia apposta, che volano, che l'affare cambiassero subito e che uso bodo contessi, come un bodo di quel che sia che lo fossi un Galdosh o un Canac, che lo campa qui e che ha costruito, in fin di conto, la sua vita al paese per generazioni. Che non è mica possibile. Ma già nelle residenze, di questa ciò che i nazionalisti corsi domandavano? Sì. Yeah. Per Buddha? Sì, yeah, ma ce l'ha domandato i Canac. Che di parere dei nazionalisti corsi? Non ce l'ha mica sbagliato. La nostra andatura è la nostra. A sua andatura a soglia, un spirito di cambiamento e di rivoluzione, ma ogni rivoluzione appartiene a quelle che aborta. In Corsica, dire per l'alloggio soprattutto, dei giorni di residenza, voi siete a favore di un inquadramento di un gruppo elettorale in Corsica e fa di noi l'era come le Montese per l'ultima elezione legislativa tra il risultato di URN in Corsica e ciò che gli diamo a noi nazionalisti a colonizzazione di popolamento o mica? Allora, a l'era si può fare ma mica tutta fatta, non è mica qui per me chi spiega, no, no, in Corsica ci sono i corsi. Che malaurosamente può avere diciamo, un'andatura diritta, estrema, vera, anche di estrema dritta, di far portare un sacco a solo quelli che sbarcano, gli scaladici, non sarebbe mica giusto. Che di un pensiero per voi? Che li si sviluppassero così, questa dritta? So assai impensierito. Assai, perché chi tutta la mia vita mi sono dato i mesi di lottare contro quelli che avevano su spirito, su ragionamento politico, che di volte va sino al fascismo. Sarà di esempio a rito contro il fascismo. Sarà di esempio a rito contro la strema dritta, sempre, tutta la mia vita. Ma che strada via? La comunità di destino, bolsuda dei nazionalisti, vale sempre o oggi non si può manco più pensare a qui? Oggi si può pensare a qui, sì, tanto che c'è sempre un'andatura per ella. Quando poi ride che giungono 5.000 persone all'anno in Corsica e che 95.000 non ce ne che è troppo poco che non capo la volontà di integrarsi, di diventare corso, di essere corso. Ma la maniera di fare campo insieme è integrare, giunti da continenti, i maroccani, i corsi... Ma la Corsica l'ha sempre fatta della sua storia. Io, un mio papone, da quando da mia mamma, è un scaladiccio. Diciamo sempre in famiglia, beh, Magagnalo che era giunto tanto un pezzo di legno. È un italiano. E giunto qui. A Corsica oggi ha sempre i mesi di integrarsi. C'ha da sei mesi.
per rivenire alla storia stessa di mio babbone, non ho mai inteso una volta impiegare una parola italiana in dogoso. Sarebbe stato, non sarebbe mica stato un crimine. Ma quantunque, accampato come un corso, e in fondo di ello, li firmava quantunque. Uso paese. Uso paese origina, ma. A sua origine non era mica lui che pia il basso di ciò che di l'uomo che lui era. Per volta a Ganachia, perché ci allontaniamo appena di Ganachia, no? Yeah. Ci piace parlare di noi. Poi, sti pochi mesi, anche da voi, il discorso di primo ministro, e da avuto contatto con i Ganach, si sa che è una lei a volte con il popolo Ganach, l'hai da avuto il telefono? Che... No, ho ricevuto stamane una lettera, ma... non ho mica avuto contatto, sono triste perché chi ha un amico che è in prigione, un fratello di lotta, lo ricevo in casa a chaque colpi che lo viene qui in Corsica. Oggi io sono in prigione e sono vergognoso di non aver mica scritto, ma di per cosa. È un uomo che ha campato tutta la sua vita per la libertà, ora si ritrova io fra quattro muri, che ha da dire. Fradé, comment vas-tu? Qui si bodi à homo qu'a campado, qu'a conosciuto a guerra civile, qu'a avuto a sua mamone, qu'a avuto da vuglie con elu quando era giugo a braccia, perché che gente un dia non per tomba o suo babbone, qu'a giù da dire. Alors, je trouve que le dette qui dit Jean-Marie Djibaou, figure politique di Aganakia, pensate che oggi c'è un Michel Rocard in Parigi o un Djibaou qua là per sciogliere questo gabadoglio? Penso che ci più con Michel Rocard e con Djibaou. C'è una volontà comune. Se voi fermate come tanto con Michel Rocard e Djibaou, due uomini. E la fleur. E la fleur, perché che anche lui ha aiutato quantunque a mettere in ballo l'accordo di Nouméa. Ma se non c'è mica una volontà comune, spertuta, larga, ciò che lui si passa oggi si ribasserà domani. Se tutto ciò che lui si passa oggi non è mica preso in conto da gente che sono in Parigi o Gallo, così non ha i scagni di assemblea, l'affare di oggi sarà da bassa domani. C'è una soluzione politica. Su pericolo, balè di nuovo per la Corsica, dare l'uomo di nuovo a volontà, pensate che il rischio di vedere rinascere una violenza ci ha contato un tacco? Il rischio di avere... Sapete, c'è una canzone che mi piace, è una canzone che si chiama Memoria. E in totale si dice qualsiasi maniera di lotta. Un popolo, quando è ingiustamente ingannato, negato, alienato, ha il diritto di dire il suo parere e di lottare. Ha ciò che sovranisce tutto questo di un'andatura di pace. Mica per i militanti che noi siamo, ma per i nostri figli. Com'è nata l'Australia con la Galedonia, con la Ganachia? Com'è nata l'Australia? Da voi sempre, allora, voglio da farite, un mio abbo dire amico intimo con Jacques Zimaco. E dunque, io stesso ero liato... Dimmi anche che non conosce mica il valore. Voilà, giocatore del Sporting di Dando. E quando lui si è maritato, già con il suo primo matrimonio, diamo mamma che l'ha portata all'altare, in chiesa. E dunque è vero che si è liato anche da ciò che lui si chiama la costume. Perché lui era a mia mamma come se era stata la sua mamma. E dunque siamo stati fratelli di Gerardio, di costume. E poi, divenne inteso, da qui mi sono interessato, intanto che militante e patriota corso, di ciò che lui si passava, di quegli altri patrioti attraverso il mondo e forza in Ganachia. Ora parleremo di Wallo dopo, di vostra passione per Wallo. E mi capito, la Mosconi si è sempre così arrabbiato, ancora ritirato, e mi da volta non ha vostro percorso e non ha un'ambassata appena particolare.
E radizitem bredu 2005 a Sujeda Nazionale Maridima Corse Mediterranea avamos a SNCM si droa a Padio, la Uguerno de Vilpin, Bole Bende a Ubriado, sta compagnia che face alea dalla Corsica e continente, i marinari STC e CGT si mettono un greva alla Mosconi, Cabidio, STC di marinari, una trentina d'un piano di forza o atelo Pasquale Baoli in Marseille per raggiungere a Corsica un'azione sindicale che fermerà in de storia moderna dell'isola e porterà i in tribunale dopo l'intervenzione in mare di UGGN, memoria giburta di Genova Niva, con Lionel Lugiani, Vanessa Alfonsi e un travaglione di Frédéric Barbolosi. L'avenir de la Société Nationale Corse-Méditerranée reste incertain. On ne va pas laisser partir les navires comme ça, enrichir la poche de quelques nantis. Une privatisation contre laquelle le syndicat s'est toujours élevé. Quoi qu'il en soit, syndicats et personnels sont inquiets, ils multiplient les actions. Les autorités parlent d'actes de piraterie. Une rentrée qui s'annonce encore difficile pour tous les salariés de la SNCM. Nous sommes à bord du Pascal Paoli, le dernier fleuron de la flotte de la compagnie. La saison estivale touche à sa fin, avec des résultats moyens. L'entreprise accuse un déficit de 29 millions d'euros pour 2004 et une perte de trafic de 26% entre la Corse et le continent. Mais la SNCM est critiquée pour sa gabegie. Équipage pléthorique, statut privilégié, bateaux surdimensionnés. Les dossiers de la concurrence sont pipés. On a aujourd'hui des obligations de service public fort au départ de Marseille et un concurrent low cost, entre guillemets, qui fait du 5 euros, du 1 euro par centaine de milliers de passagers. Ce n'est pas des prix du transport maritime, c'est du dumping. La SNCM, elle, est une société publique. La moitié de son activité est fixée par un cahier des charges très précis. Elle assure la continuité territoriale avec la Corse et en échange, elle perçoit 70 millions d'euros de subventions. Une mission qui ne lui permet plus maintenant de se maintenir à flot. On attendait Connex. Mais le puissant groupe français de transport d'envergure internationale aurait finalement renoncé à reprendre la SNCM. Butler Capital Partners est visiblement privilégié par le gouvernement pour une reprise totale de la SNCM. Ce fonds d'investissement prévoit un plan social, 700 emplois pourraient être supprimés. Au fondo d'investir de Francese, Butler Capital Partners, uguale a accertato a sua candidatura, ciò che impensierisce i sindicati in quanto alla bene di io e telli e di l'amizade di compagnie. Noi siamo contro la privatizzazione dell'impresa pubblica, siamo per la sua regionalizzazione. Non siamo mica uomini a lasciarsi comprare come una manseica per manse. Noi siamo piuttosto quelle muvrone liberi e fiere che vogliono pisarsi quando ci vuole. E ci pare a noi che ogni giorno è tempo a pisarsi per far capire al governo che non farà mica ciò che lo vuole, non farà mica ciò che lo vuole, anche i nostri impieghi, anche la nostra compagnia e anche il servizio pubblico. Syndicats et personnels sont inquiets, ils multiplient les actions. Le STC a détourné en début d'après-midi l'un des navires de la SNCM pour s'opposer à cette privatisation. Ils ont pris le contrôle du Pascal Paul qui fait route vers Bastia. Les autorités parlent d'actes de piraterie. Contre violence des manifestants, les événements se sont précipités à l'arrivée du Pascal Paoli au large de Bastia. En plein détournement maritime, le gouvernement détourne son plan initial. L'État garde une participation et Connex revient dans le capital. Vous
dès 6 heures le matin, des négociations avaient commencé avec les autorités. Mandaté par Paris, le préfet de Corse téléphone à Alain Moscone et lui demande de quitter le navire pour rejoindre avec les autres marins une frégate de la Marine nationale arrivée dans la nuit. Alain Moscone y refuse et exige en préalable que des négociations s'ouvrent à Bastia entre l'État et les élus corses quant à l'avenir de la compagnie. Scénario surréaliste petit matin au large de Bastia. 5 hélicoptères Puma de l'armée de terre se dirigent vers le cargo de la SNCM. Les 50 marins du syndicat des travailleurs corses qui occupent le navire depuis la veille applaudissent l'intervention du GIGN. Tout s'est passé rapidement, une intervention qui se précisait depuis quelques minutes et redoutée par le STC. Calmement, les marins ont été installés dans un salon à l'intérieur du navire, puis placés en garde à vue en fin de matinée. Un tiré sur tutti du Stato et de la population corse est d'entrer en négociation et il va nécessaire parce que nos fratelli vont se libérer. En Corse, on ne s'est jamais vu une affaire comme ça. Donc, on ne s'est pas mis à città et on ne s'est pas mis à l'action des syndicats fut criminalisée dans une situation de simule. Pour le procureur, la séquestration est constituée. Il ne faut pas requalifier les faits. La défense parle de volonté politique de nuire à Alain Moscone, un leader syndical aux ambitions affichées. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce matin Alain Moscone à 1 an de prison avec sursis pour séquestration et prise de commandement d'un navire. Ses deux frères, qui comparaissaient pour les mêmes raisons, ont été relaxés. Un autre responsable du syndicat des travailleurs corses a écopé, lui, de 6 mois avec sursis. La vraie justice, c'est qu'il n'y ait plus jamais de travailleurs, de syndicalistes devant un tribunal. Ça serait la vraie justice. Mais pour cela, il faudrait que ceux qui nous dirigent arrêtent de nous diriger comme des chiens. Ceux qui nous dirigent, qu'ils commencent par nous respecter et qu'ils arrêtent systématiquement de nous opposer des systèmes économiques et politiques tels que le capitalisme qui nous méprise au plus profond de nous-mêmes. Alors, il y a des 38 ans, il y a la rêverie de... d'un peu passé aux stations aiguilles. Si l'air arriva, on l'arriverait bien mica oggi, mais a dû durer le jour. Et tous ceux qui se sont mis, si per un sur le résultat qui, le plus important, c'est mica ce que l'homme a fait lui lo stesso, qui est l'andatura comune et le résultat. Le résultat, qual est suo? Lo Stato si voulait sbarazzare, non voulait plus portare responsabilità dans suo quaderno qui. Et di l'azione di Pasquale Paoli, qui permet que 30% di lo Stato firmissi in devo capitale di un'impresa. Vale a dire che lo Stato che cerca a voi le sue responsabilità è stato obbligato a stare e a continuare per le sue responsabilità faccia a noi, dipende da te, insomma, faccia a noi, a quelli che si occupano dai trasporti tutta la nada e dipende da te, non dall'andatura di... délégation des services publics. Quand est-ce qu'il a sorti de la télé ou du bord? A du principe, il a fait la manœuvre à eux, mais mi... dopo 5 mètres, il a dit qu'il a fait un tavolo de 2 mètres. Donc, comme il a fait un paret de kilomètres, il a dit que si continuer, il a battu le bas fond. Donc, le commandante di Dando a piado la responsabilità di cacciare la télé e dopo, una volta qu'il era sorti du bord, l'andatura era più facile. Allora, l'STC non era mica sano d'arrivo da voi, cioè di chi non è mica troppo informato di stazione? No, ma per principio, cioè, mettisi in capo che si può cominciare da lì. A tutto il mondo? A tutto ognuno. Boh, sapete, domani abbiamo un battello, ci portiamo un Corsica, boh, cioè, è appena serio. Boh, C'è il doppio mutinerie, in fait. Dunque, oui, de ce point de vue, mais bon, justifier autant l'une que l'autre, pour des raisons évidentes de sécurité. Non, après, ognuno dice ciò che lo vuole. I fatti sono qui et le résultat est qui. Donc, bon, pour vous avez eu des pressions au moment où vous étiez sur le bateau? Vous avez eu des pressions, des demandes, d'arrangements de part et d'autre ou pas? La plus grande pression est à Zola, pour moi, qui dirait. Impossibile a gente, la pressione di Stato, dipende da te, se ero in contatto con Stato. Quando di chi natura la pressione? Quando può avere un elicottero che passa sopra a voi, quando siamo all'arguito loro, che dice, buttato in Marseille, altrimenti risicato 30 anni di prigione.
Il y a une petite manière de mettre la pression les 30 ans de prison, non? Sì, sì. Ouais. Mais on ne s'est mica voltati, siamo giunti in Bastia. Non ti ho guardato, e dopo hai creato, come tanti altri, la creazione di una compagnia regionale, che era stata votata in 2016 all'Assemblea di Corsica, c'era di Sciaccamanado e tutto il mondo era contento. Era contento. Ah. In fin di conto, oggi io non c'è anche. Si è deluso anche questo magato? No, ma gli non imparerà di la vita. Noi abbiamo fatto ciò che abbiamo davanti. Anche di costruire, di radio, tecnicamente, l'apertura di trasporti. Io, sapete, ci ho lavorato tutta una vita. Dunque, di un soggetto che ha poco segreto per me. Di vedere che in dei fatti non c'è mica stata la traduzione, non c'è posso nulla. Mi contento di il lavoro nostro, intanto che i sindicalisti l'abbiamo fatto, che tutto ognuno facesse il suo. Giusto per informazione, in 2008, all'Assemblea di Corsica, dico che ciò mette in ballo un'entrandatura di un servizio pubblico e di una delegazione di servizio pubblico per andare in un spazio europeo. Ne faccio la dimostrazione non ha tutte le regole europee. Siamo in 2024 e non ancora. Allora, c'è un'insicurità giuridica, ma c'è una dipendenza forte ai soli pubblici. Ma sta senta Gilles Simeoni l'ha raccontato all'ultima sessione dell'Assemblea. Si la reindexation n'est pas donnée, et elle est due, j'y insiste, ce n'est pas demander que de le rappeler, si cette dotation n'intervient pas, nous serons dans l'impossibilité de maintenir l'exécution des contrats de délégation de services publics dans le domaine maritime, dans le domaine aérien. Et si nous sommes dans cette situation, ça veut dire des centaines d'emplois directs menacés par Corsica, emploi au sol d'Air France, Corsica Line, Méridionale, des milliers d'emplois indirects, des risques de blocage de ports, d'aéroports. Alors, ce scénario de la SNCM que nous avons dit, nous avons parlé d'assai, c'est grid pour la Corsica Line et encore pour la Corsica. Ah, se non avons mica gaso, se non avons mica piano, se non siamo mica primorosi, se non siamo mica politicamente prudenti per far capire allo Stato che gli è la responsabilità di valere di continuità territoriale attraverso una delegazione di servizio pubblico. Di ben sicuro che sul rischio c'è. Di ben sicuro che può essere la stessa andatura. Anche più, meglio dice radio, posto che qui non sarà mica solo un'impresa che sarà concernata, ma tutto, dice radio, l'edificio della delegazione di servizio pubblico, che la fosse marittima o aerea. Sì, ma voi avete diviso centinaia di impiegati e c'è quantunque un sintimo che è esperto appena in società, che questa delegazione di servizio pubblico serve di noi a ingrassare certe intraprese che impiegano assai gente e c'è appena un aspetto negativo da parte della società. A capite che è o mica? Pensate che tutto ognuno ha ragione non è un soggetto. No, io non penso mica, io mi domando. Io sapete, questo soggetto qui io conosco. C'è troppo impiegato, per un detto. Oui, ma c'è troppo impiegato. Giungeranno a gente che dice, non con la lista, di sapere a quale amo da mettere fuori. E vedrete, non ci sarà mica, né o violo, né a viola, né a cucina, né o barento. Si dice sempre di l'astro che è troppo grasso. No, fuori che ci guardiamo mica a banza o ridicolo, e di urte o ridicolo è anche più grande e più grasso che l'uccio. Ma non insieme, con cosa guardiamo l'affare? Non stai insieme, sono stati balizzati, non è un da fare. No, insieme più. No, paghi il maio per gente che non lavorano mica, fare così. Pensate che è quello che ha sfondato. No, no, pensate con amico Brizzo, o pensate con amico Brizzo. Pensate con amico piuttosto Brizzo di un battello come Napoleone Bonaparte con una via nunda che fa non una delegazione di servizio pubblico. Pensate con amico un battello come Uliamone che li toccava il suo primo euro di beneficio dopo aver impiuto 80% della sua capacità. Qual è il capo d'impresa che può dire, bon, hai un piano per salvare la mia impresa,
abbiamo andato ora da essere di fare qualcosa che mi tocca avere un primo soldo dopo 80% di capacità in più. No, ma se non parliamo... Cioè sei pazzo, cioè sei scemo. Se... Siamo stati irrigiati per una massa di scemi, che hanno avuto chi commesso la primura di tutto mondo a fondo. E c'è nemo che mi caccerà di capo, che c'è stata una volontà politica di mandare tutto in fondo. E dunque, cosa faceva lo Stato che era il padrone? Veramente che all'epoca era 100% una compagnia di Stato. La prima gabbra, chi passava un cuoio, la frischiava, gli diceva invece di fare latte, va a fare direttore di ASNCM. Il risultato era lo stesso, era brucio. No, ma se non abbiamo l'esempio di La Viope, per esempio, tutti gli eletti dell'Assemblea erano d'accordo per salvare Air Corsica in delegazione di servizio pubblico, ma tutti erano d'accordo per rivedere un modello. Pensate voi che c'è un modello a rivedere? Ma non è mica perché che non siamo non per il servizio pubblico che mette il capo nella sacchetta. A mento dato, la responsabilità dei sindicalisti è gli stessi di propone a direzione, se la direzione non faceva nulla, di propone andatura permettendo lo stabilimento dell'impresa e degli impieghi. Guardate, come si fa che non siamo passati di qualcosa che era mal andato a insieme a qualcosa, o di ioni che camminava da un punto di vista strutturale, economicamente. Bigumbene, un modello maritimo d'oggi è bigumbene. Un modello sociale e economico. Io, voglio dire un affare, sono mica per il privato, dunque sono sempre stato tutta la movida per il pubblico. E un nemico odiedioni... Non più, ma noi... No, ma un nemico odiedioni perché chi? Questa compagnia privata qui è stata, cioè di là, portata come si giuria, sarebbe un farzo di dire che quelli che hanno avuto da via e responsabilità l'hanno malpiati. Sarebbe un farzaccio. Allora, ma parla di questo sindicato, ha festeggiato i suoi 40 anni, o STC, o Scianziano sindicato, l'anno scorso, 8.000 aderenti. Sindicato perché compagno sempre la mia carta. Ah, allora ci siete sempre, 8.000 aderenti, siete numerosi. Pensate che gioca sempre... in della società il ruolo di contrabuere come l'ha fatto per 30 anni? Beh, sapete, il ruolo di contrabuere l'ha aiutato quando è stato cresciuto da fronte. Da 1984, pendente qualche annate e dopo... Non lo yoga più di ciò che vuole dire. Non lo yoga più come l'arrebbe da yoga. Non lo yoga più come l'arrebbe da yoga. In tutti i casi, secondo me, ma sono mica solo a pensarlo, non lo yoga più come, come era lo spirito di prima. Perché sono i nazionalisti che sono potere odie, pensate? No, non hanno da chi vere. Penso che penso che io ho indicato in fiera misura del tempo che è corso, ingrandato, può essere anche troppo e può essere anche troppo di maniera importante e che un'amica abbia avuto il tempo aiutati la così di imponersi questioni di fondo di ciò che perché ho indicato è giunta a essere messa in ballo da una volontà politica e anche da una volontà politica militare, a posto che Diego Fonte che l'ha cresciuto. Allora, l'altra passione a vostra responsabilità d'oggi è di Uallò per Eone. Passione tremenda. Tremenda. FCB, co-presidente di UFCB, le deve nascere in 2022, e pochi mesi per Eone di quello che ha portato a creare il primo club San Usano per Eone. Sì, perché chi c'era pochi mesi, c'era, bon, io ho scoperto su yoga qui perché chi è a Movio la nevagia, ora è firmata da poi 4 anni yoga e ho scoperto che c'era un'ingiustizia di fatto tra elle e i maschi. Mi ricordo presto l'ingiustizia? Boh, l'ingiustizia l'ho appiccata ai bei, non mi capia mica. Bon. Ma non la capio manchevo.
mes 3 ans, pas faccia elle. Et donc, a dû penser que je voulais faire quelque chose. Et a dû mettre en balle. Donc, je suis allé au rugby, un club avec 2 présidents. Et j'ai juste d'avoir une onna comme président. Et je suis barré en capacité de ce président de la structure. Et j'ai débrouillé la sélection du Sporting, d'Eone, et j'ai senti vraiment une différence entre le fait de faire un club solo pour Eone. Et vous avez dit que gestis solo une session d'un club traditionnel. Di ben inteso, di ben inteso. Lo Sporting è contento con un club professionale, si va ben sa chi hanno i mesi importanti per far crescere Sovilliere e tutto. Di ben inteso, avete ragione. Proprio importanti i mesi a pettare i noci. Non c'è nulla da chiedere, sono 2 mondi differenti in fin di conto. Ma se ogni forza che la vista, che la fusi finanziaria o umana è concentrata a un punto, di ben sicuro, su solo punto qui, e si rinforza. Quando guardate i nostri risultati, da voi 3 anni soli che siamo di raggio, nella scena, vedete che abbiamo fatto un percorso anche con un paio di Francia, che ha tornato parecchio a niente, e siamo riconosciuti, non ne profeta in suo paese, dice quello, siamo riconosciuti anche di più voi, raga, qui. Ci sono gente che ci chiamano di Francia ed altro. Ed è continuato il combattere, si è candidato in una lista di Stefano Vannucci alla Lega Corsa di Valò per portare questo combatto e di noi per fare, ed è vinto, per far valere il diritto di squadre corsa a quella a classifica. A livello nazionale. E non era mica un caso Nanzo. Nanzo, no, no. Grazie, ce l'ha detto, ai deputati che si sono impegnati di sulla cartola qui, i 4 deputati di Corsica insieme sono andati a picchiare a porta da ministra di aveva dato di trasporti, non di sport, sport. per fare di maniera che conosce un mondo siano piatti in conto e che ogni giorno e squadre corse poi non riesce a culare a livello nazionale perché chi hanno diritto di vai o arrasce. Allora, uolo, dopo mamma capita, ma una viure, uolo, ne parlate, ma uiuga di noi, figlia di queste viure, direi, nel 2017, camminanza un scontro di a squadra corsa e... Cosa mi cacciate? Un cubo appena più becciu, ma è debbiato di videzza... Non la dite mica, ma bagno bagato. Il tipo che ha loupé, c'è pas moi, hein. C'è imprecisé, je dirais pas le nom, mais... C'était le respect des anciens, j'ai laissé à la Moscogne me prendre de vitesse. Normal, c'est comme ça. Ouais. Bon, même à Capia, à la Moscogne, à moins que vous ayez prévu d'occuper ce plateau, on ne sait jamais, on va vous envoyer GIGN. Même à Capia, Ringrazia, bien, de ce château Gonoï, et Bibrigue, on avait la ridirade alors. Ringrazio, la ridirade. On va continuer à notre émission, à notre tchad à Diomez. Allez, fais-moi entrer à Francis Marcantil et Uno Divondador, Rio Davagna Club, et Sempre Président Awa, et Jean-Pierre Lanfranc, qui dit Davagna Dino, Ringrazabi de Segunoi. Ringrazaboy. Bon, explique déjà à peine comment est nado ce Davagna Club. Est nado da una volontà di Gisdelloni, che hanno tutti. Tra 12 e 18 anni, l'anni 60, l'anni 60 sono l'anno in due a mungadura e a mutazione nel nostro paese è stata più forte. E dunque noi che eravamo ognuno in un paese di Lavagna, il paese ci mugava, non ritrovavamo più ciò che lui già aveva. E mi provavamo a ritrovare a aiutare il paese un'altra maniera di campallo che faceva che più o meno ci supportavamo. Allora, se dei numeri da Lasagna e Jean-André andrà da Bistiga per i Ostiloghi, appena per sapere a Biazza, in odio da Lagna Club e di tutto ciò che è degrado qua su. Noi siamo gulati per il nostro bello paese da Lasagna, 80 abitanti all'anno, e prima di tutto siamo andati bella sicura per il famoso Tavagna Club, aperto da voi 57 anni già non la vostra comune. Allora, peccato che è radioso, ma siamo contenti che cascati in un paesano a voi, abituato di un luogo e che pare essere contento.
Pour les villages qui sont aux entrées, c'est un village, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a ouvert un bar à Perro, et ici, c'est tout le reste, il n'y a plus rien. Des soirées de danse, ils jouent aux cartes le soir et tout. Là, c'est fermé pendant un mois, là. Ils sont en vacances. Donc, ils reprennent. Hein. Après le soir, c'est les cartes et tout. Hein. Cartes Perro, c'est tout. Hein. Mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors, Amandi Lavranca, noi siamo gulati in paese Carchiglionova, era fin di settembre, era in settimana, e in seconda edizione di Talasani, avevi un'amica a Manhattan, e mi sta poco mondo, ma c'erano comunque paesani che piavano uso caffè da onta a casa. Ci siamo piantati a Tiatia Racunelli, sono portati anche lì, non ha l'importanza di avere un luogo da unire come il Davania Club per il paese, ma già hanno parlato soprattutto di un lato culturale di ciò che la si passa in Talasani e in Tawania in modo generale. Il festival è famoso di settembre in Tawania e tutti questi grossi nomi che fa che hanno pesci luoghi. Ça nous permet à nous tous de nous réunir, d'avoir un lien entre nous, de, voilà, d'avoir une vie de village. Et effectivement, regardez, on est dehors, on est ensemble, on n'est pas cloîtré chez soi, on prend un café, on descend au club le soir, en saison. C'est un endroit extraordinaire d'animation pour le village et pour le canton. Et il y a aussi ce festival qui, cette année d'ailleurs, a été assez magnifique avec l'arrivée, le final avec Manu Chao. Donc ça a été vraiment un événement magnifique, quoi. Ça nous permet aussi de découvrir d'autres cultures musicales auxquelles on devrait avoir accès, mais souvent dans les grandes villes, ça se passe comme ça, on peut se déplacer à gauche et à droite. Il y a des gros pôles culturels, et là, finalement, les pôles culturels, ils s'exportent, quoi. E cammina e cammina, e questa è la nostra bella legge, e anche la nostra bella abitura a dare un monumento ai morti di Talasani. E giusto accanto siamo cascati in una memoria di un paese che ha lavorato al Davania Club quando era più giovane e che anche quella non ha scena con voi all'epoca. Io lavoravo al Davania Club quando era più giovane e sicuro che è un affare che gli è bene perché dà molti impieghi e questo che permette ai giovani come me, che faceva parte di questo, non aveva mica permesso, di bue, sta in paese e di farsi appena i soli, soprattutto l'estate. Io lavoravo ai Gerti per 9 anni, dopo gli ho aiutato appena che c'era mia cugina carnale che lavorava in un ristorante. E voilà, donc e dopo ho fatto vigliate con il gruppo da Vagna. Ho fatto vigliate con Eli, una sera mancava a Carchisia e mi hanno chiamato, mi hanno mandato. E da così, quando ho cominciato con Eli, c'era già Berlanghi che faceva il scemo, giù la lì, e è venuto solo l'affare di bue giocare con Eli. E gli ho avuto questa chance di essere con Eli, di girare, di essere in continente, di essere in parecchi luoghi in Corsica. E un canto di mica? No, un canto mica. Faceva nanana, ma non cantava mica. Allora, quando l'è degrado più di 60 anni fa su Davania Club, ci credi che 60 anni dopo ci sarebbe sempre? Non ci pensavamo mica. Dunque, non era mica un affare di greggio o mica greggio. Eravamo talmente abbacciagati e contenti di ciò che noi vivevamo, di ciò che eravamo capaci di campare insieme, che bastava il nostro piacere, la riflessione è venuta dopo. Ora che ne avevamo su strumento, chi ne avevamo? Femmo teatro. Dopo, ma se noi avessimo un nostro spettacolo e fa una creazione, di questa creazione ci ha domandato di fare raccolte, di canti, di bulivonie, di pezzi violini, di poesie, è nato una materia che a un momento dato c'è uno che ha detto e se noi avessimo un disco? E tutta la storia di Essenovis è sempre stata così e continua a essere, è sempre gli stessi. Il festival è a maniera di campare il paese all'annata, dire il vostro scopo di noi, da qui, da in questi paesi, ce l'avete fatto o mica allora, secondo voi? Allora, io non sono mica di Talasani. No, ma... Sì, di è arrivato lassù perché quando ci sono giunto ho scoperto un paese in pieno sviluppo, in pieno... come dire, fuoco, gioia, vita. E mi sono, sapete che in me, non si cantava mica a Pagliele, per esempio. Sono giunto qua su, a prima sera, erano qui a cantare a Pagliele, mi sono messo a mezzo, per sentire, era maraviato, e mi sono messo a cantare subito.
E pensate ai codi e per un detto in 2024, se un gruppo di giovani si mette così ad unirsi in un paese, avrà la capacità, i mezzi, che così ha i soldi o i bracci, di mettere in ballo un arnese così? O è più complicato a voi che dirà tanto? L'arnese per metterlo in ballo come lo è oggi, c'è vissuto con dunque 50 anni. E 50 anni di... che chi porta gli scarsi e di risi. E di risi. Dunque, soprattutto ciò che c'è a dire è che abbiamo scambiato il mondo. Quando abbiamo mercato l'anno 2000, abbiamo scambiato il mondo e abbiamo scambiato il paese. Ciò che le so è forse che l'erano la gente che muoiono, che facciano più o meno sognare a ciò che li buono essi l'indomani, non so più quelli che abbiamo conosciuto noi. A nostra epoca era semplice. Tutto, ognuno voleva scambiare tutto. Ora non c'è più un dimo che vuole scambiare nulla e non vuole mica io, non so mica, non è mica una possibilità di adunire gente, di riunirli. Ma non un altro arabo. Non so più le stesse forze sociali che portano i buboli a andare lì davanti. Abbiamo capito di una storia d'amici e abbiamo ritrovato nell'archivio la vostra prima delle, mi pare. E ho visto questo affiche qui che dice che stasera c'è una veglia con un club Tavagna. Chi è questo club? Beh, c'è una casa, già sei giovani tutti, si riuniscono. Sono tanti giovani che vogliono fare vivere tutto ciò che si è passato in noi tempi. Sti giovani si possono avere qui, dove si possono trovare? Tutti i club di Talasani. In Talasani? Talasani. C'è un paese solo accanto? Un paese solo accanto a 4 km. Piano, maghi di Gerard. La tuice, piano, piano. Maghi dicerà, dice ci verremo io, quindi non lo troverà. Dice ci verremo io, quindi non lo troverà. In dell'unio di piume chi ci nascerà. In dell'unio di piume chi ci nascerà. Nasceranno la gelucci, lampare re ma cantà. Nasceranno la gelucci. E all'epoca qual era il vostro obiettivo, se posso parlare così? Beh, l'obiettivo, questa è la pratica no, che mette lì davanti. Al principio a gente non volevano più i giovani, non volevano più annoiarsi, e poi dopo l'affare più o meno sono andata di Berelli a giocare a ballo, a fare teatro, a cantare, che lui ci si violini, chitarre, mandolini. Questa piano piano. L'invio del padre campese, lo chiume in un ambispo, si usò pieno piano piano campese, lo chiume in un ambispo, si usò pieno chiume in un ambispo. Significa essere insieme per voi altri qui in Tavagna. Avere la stessa storia, avere gli stessi luoghi e forse il più importante esserci adi la stessa maniera di campare e la stessa maniera di andare in una strada che abbiamo scelta insieme. C'è d'être en Tavagna e di essere le plus possibile avec les gens qui font, qui vivent dans cette région là. E je crois qu'on est en train d'avancer dans ce sens là. C'è una via come te, mica una managella, né un sturza gabre, c'è di una rondinella come te. On est dans ton cambiato, ma... Giusto, Pinuccio. Chi mi fa di avere queste viure qui che sono giovani? Ed è una forma di nostalgia, mica? Mica una nostalgia, una grande tristezza, perché non tutti quelli che ne abbiamo visto, a mai aperto non ci sono più.
E certi che facevano parte di la squadra di un principio, sono smariti in un grande dolore. Un grande dolore per la comunità che è la nostra paesana di sicuro, ma in un d'amicizia e di fratellanza. Allora, abbiamo parlato tanto di Vassugeda, con le popolazioni che cambiano, si deve umere dalla zona di noi, quelli che campano a Marina, a Biaglia, in montagna. Ci la vada a pensarla bene e ad unire a gente in giro a questo progetto, che li giungessero da continente, che li siano di Corsica? Di scommessa è un grosso problema che l'hanno essere l'anno che non entra. Come in una società paesana che è sbrambata come la nostra, arriva la società. Cioè che noi ci mettiamo tutti a pensare come arriva la società in un'isola che, rammentiamola perché è una realtà, un nemico solo marittima. Pur così, 95% della popolazione campa all'altitudine zero. È un grosso problema e a passando sarà un problema che narreremo posto che non teniamo a mente la lezione di Brodel. Il Mediterraneo è un luogo, un solo luogo nel mondo, dove l'uomo ha bisogno della natura, quanta natura ha bisogno dell'uomo. E noi siamo un treccio a Iva, un deserto grosso con una disproporzione tra quelli che campano all'interno e quelli che campano al marino. Siamo un treccio e mette in piazza una bomba sociale. Non posso mica dire quando la scatterà, ma ciò che gli è di sicuro che gli è ad Ascata. E in questi paesi, purtroppo, c'è gente in comune che si avvicina ai fulili, mica lontana dalla stia di noi. Non è mica ciò che fa Giovanni Salomo, è ciò che Boside è capace di mettere in capo. E i turri vogliono essenza, vogliono a petrolio o all'acqua, speriamo, ma l'uomo non viaggia come solo a fare, ciò che vuole mettere in capo. È una società in due di voi, si può dire di voi 60 anni fa, la capacità di mettere in capo a gente certe idee di quella che va più lontano. Una forma di marketing, ma chi è di noi, a forma avanzata d'un'idea e d'una visione politica che è mondiale, è difficile scappare a fare. Giustamente, c'è una perdita di identità, allora come ribiasci l'identità corsa che abbiamo visto in queste viure, per un detto, questa corsa che io non esiste quasi più, passando per il canto, il teatro, per un detto, per la lingua? Tutti gli arnesi sono possibili a pigliare per andare avanti. Ho fatto questa che c'è la poi si riflette e poi ha detto una volta per tutto che il mondo non è mica semplice, tutto è complicato, complesso. E se noi passiamo a quanta complessità, pensiamo a quanta a maggior parte di realtà. Dunque, di a quel che c'è a mettersi a lavorare. E attraverso tutto ciò che noi tocchiamo, c'è la piazza a fare così. Quando vediamo il teatro, proviamo a essere appena testimone di ciò che si passa, ma ciò che si passa mica per giudicare ciò che si passa davanti a noi, ciò che si passa in capo a noi per poterlo far avanzare appena. Arriva di noi con il Ganto, posto che stavano di noi un gruppo di Ganto da poi l'annata 88 ed è aperta la settimana che viene in giro internazionale, posto che andrete in Ungheria e in Romania di noi. Su gruppo qui di un'altra sfida che ci è arrivata a portare al di là di Agosti che è di Francia. Allora, ma ce la dico che tutto appartiene alla stessa andatura e alla stessa struttura. Il gruppo non è mica un gruppo, è un gruppo di Udavagna Club. I luoghi che non abbiamo, che non manteniamo, non sono mica i nostri, sono i luoghi di Udavagna Club, in stessa maniera che siamo andati ancora lontano in tazza strada questi. E la lista per i municipali è quella di Udavagna Club o mica? Da una parte sì, ma si può dire che
quelli lumi che posto che li sono, non scambiano mica che vivide a mattina quando li si lavano o a notte quando li dormono, sono sempre gli stessi. E quelli che sono al club, quelli che sono dopo fuori, sono gli stessi lumi, mossi dagli stessi ere e soprattutto infiarito, non so mica come giovedì, dagli stessi sogni. E c'è in qualche luogo un sogno per sapere a realità come vuole. La socio ci ha imparato un affare semplice, è che la realità che noi campiamo è un risultato di cui andature. Quelli che non hanno la guerra politica di mettere un ballo e di costruirlo, e dopo di noi un risultato di quelli che l'hanno sognato, ma l'hanno sognato, nenzo. Se voi vedete a chi sia che si può far campare 60 milioni di persone dare da tre parole, libertà, egalità, fraternità, viviamo buon scemo. Un scemo che si può creare. È nata o isegoliva o accesimo. E la realtà di Agosica che noi conosciamo è di noi un risultato di tutti i sogni che i nostri antenati hanno potuto avere. Hanno potuto provare a fare avanzare, certi hanno avanzato. E ci siamo, siamo di capolentro. E di una maniera io è la realtà che per noi è la socio che ha già imparato. Se voi da chi sia che a meno di 60 anni in Tavagna, ma il nostro paese chi c'è, un club faceva partita di zoologi, quanto è Montecristo che ci guarda la mattina sera. Dunque, una maniera di via in conto a realtà, ce la sapete nella vene. Per compiere questa missione, un vostro sogno? Un sogno? Yeah. Ma è una massa di progetti a fare avanzare. Un gruppo avanza, faccia la strada, come lo può, straziando in noi. La socio, ello avanza, con l'elega là, con la collettività, con la comunità di comune, con i suoi paesi di un circondo. E dopo, i sogni che ne avevamo sarebbero... E siamo comprati una casa. Questa casa ne volevamo fare una residenza d'artisti ben a completare ciò che avevamo ora, e sarà un passo bene per andare noi, innanzitutto l'arco mediterraneo, e poi ricevere in de noi un nostro piccolo affare, con pretensioni piccolissime. A fa che la realtà mediterranea esiste fuori di un discorso, perché per un discorso non siamo mica male quanto un quindi uno strilogo. Bene, ringraziavi tra me e due, veramente il lavoro di Tavagna, di Udavagna Club, ma di noi, poi a Uderadro, per un detto, girate assai. Grazie a voi due, c'è da regalare a una canzone di Tavagna, La Manti Maledetti, ci abbiamo una testa canzone qui. Ringraziavi a tutti e lo tiro da volta da qui a un mese, grazie a voi di noi, Jean-André e Sébastien. Buonasera. Stesso basso, fuggendo base a canido, la villetta si soccinati in quella maggio ultima casa, ancora strappa un betto e lo ci viene il lume croscio. Ma c'è un luogo in montagna che manco è stato un bolesica, che manco è stato un bolesica. Un giorno via violato di là la notte la più nera, ancora da ci sera messo tutte messe a suonare, ma c'è
questa d'un bolesica, che man questa d'un bolesica. Sona de burro campana inferne, la marone dalli di ga. Estado un bolesica, che manco è stato un bolesica. Ma ci ha belletto stella quarta, fuoco da manto si soldati, o le carezze barattate, o quanto all'ultima bracciata. Ma c'è un luogo in montagna che manco d'estate un bolesica, che manco d'estate un bolesica. Di poi non so mai più giunti, pare che lì so sempre matia. Ammutoliti paesani, non l'hanno più né mai sprezzati, l'amanti maledetti, nimmo ne vuole più parlare. Ma c'è un luogo in montagna che manco è stato un bolesica. Manco è stato un bolesica, ma c'è un luogo in montagna che manco è stato un bolesica, che manco è stato.